Ciao a tutti, bentornati al mio canale. Oggi voglio raccontare 5 cose che voi dovete assolutamente sapere prima di venire in Germania. Non dipende se voi venite da turisti o per viverci, però sono delle cose che sono proprio diverse rispetto all'Italia e che sono molto importanti da sapere. La prima cosa abbastanza importante da sapere è che questa qua non si butta. Adesso siamo qua in Italia, prendo la bottiglia e magari dopo averla bevuta la schiaccio e la butto. In Germania non funziona così. In Germania c'è il deposito del vuoto e quindi tu per ogni singola bottiglia che tu darai indietro al supermercato riceverai dei soldi. Significa, tu quando compri una bottiglia non paghi come in Italia il prezzo effettivo per questa bottiglia ormai già scacciata, invece tu paghi il prezzo della bottiglia più 25 centesimi per quelli di plastica, per quelli di vetro sono 8 centesimi di deposito. E tu alla fine, quando hai finito di bere la tua bottiglia di acqua o di quello che sia, della coca, torni al negozio, dai indietro la bottiglia e ti danno 25 centesimi indietro. È molto importante non buttarli perché in pratica innanzitutto sono dei soldi. Secondo, quando li butti c'è anche la cosa che ci sono dei senzatetti che vanno alla ricerca e quindi magari anzi meglio di darli subito a loro anziché buttarli, eccetera, perché loro in pratica vanno in giro per la città per cercare le bottiglie vuote, perché ovviamente per loro è un guadagno. Un'altra cosa molto importante da sapere, della quale anch'io mi dimentico abbastanza spesso, è di portare sempre i contanti dietro. Nonostante che in Germania, adesso anche nelle grandi città, ci sono tantissime possibilità di pagare con la carta di credito, da noi in Germania funziona tantissimo con i contanti. In tanti ristoranti, locali, bar non puoi pagare con il bancomat e quindi magari ti capita di aver passato una bella serata bevendo dei cocktail con i tuoi amici o delle birre, quello che sia, e poi dopodiché non sai come pagare perché non accettano la carta di credito. Questa cosa capita abbastanza spesso perché in Germania ci fidiamo tantissimo dei soldi veri, allora dei soldi in carta o in moneta, perché c'è anche il detto in tedesco Nur bares ist wahres, significa solo i contanti sono veri, sono soldi veri alla fine, intende. A proposito dei contanti, vi servono anche dei contanti per altre cose, perché in Germania i bagni pubblici spessissimo sono a pagamento, in senso che o c'è un ingresso dove tu devi prima mettere una monetina per entrare, poi c'è la macchinetta che ti lascia entrare, ad esempio nelle stazioni, eccetera. Oppure anche nei ristoranti, nei alberghi, nei negozi, eccetera, può capitare che c'è una donna di pulizie lì davanti e lei aspetta che tu gli dia qualche moneta. Non è obbligatoria, però per noi è abbastanza normale dare magari 50 centesimi, un po' di più, un po' di meno, per andare in bagno, perché noi diamo anche i soldi come la mancia alle donne di pulizie. Se voi venite magari in macchina in Germania dovete stare molto molto attenti. Sappiamo che da noi la Autobahn, allora le autostrade senza limiti, però non ovunque, in alcuni strati. Però invece se tu sei in città e guidi in città devi stare veramente attento a guidare, perché da noi gli autovelox sono dietro ogni singolo angolo e questo è il problema, perché tu in pratica manco li vedi, alcune volte sono pure dentro i cestini, veramente sono proprio nascosti, oppure c'è magari un poliziotto che aspetta dietro i tunnel per prendere la tua velocità. Quindi veramente attenzione alla velocità. Un'altra cosa che ha stupito tantissimo un mio amico viaggiando con me in Germania era anche il deposito alle feste. In senso che quando tu vai magari alle feste o ai mercatini di Natale in Germania, capita che tu ordini magari, diciamo, una birra e un panino con i würstel. C'è scritto che la birra costa 3 euro, però tu devi pagare 5 euro per la birra, perché loro in pratica ti danno la birra dentro un bicchiere. Ti danno un piccolo marco, un piccolo segno, non so come descriverlo, e poi tu alla fine, quando hai bevuto la tua birra,
devi tornare dove l'hai presa e ti danno i 2 euro indietro. È lo stesso sistema come le bottiglie di plastica. Noi abbiamo il deposito del vuoto su tantissime cose e quindi attenzione con queste cose, perché se voi vi dimenticate di questa cosa perdete dei soldi veri, perché da noi spessissimo si paga qualcosa in più e dopodiché te lo ridanno. È un po' strano come sistema magari per quelli che non sono abituati, però per noi è una cosa normalissima. Quindi anche quando voi andate in negozio dovete sempre stare attenti, perché tutto, cioè tutte le bottiglie sono più 25 centesimi, oppure alle feste all'aperto soprattutto, dove ci sono dei stand, dove ti prendi il cibo, mangi in piedi, proprio lì succede che devi pagare di più per i bicchieri che ti danno, perché non c'è servizio a tavola. Se a voi è piaciuto questo video, allora guardate anche i video nel quale io vi parlo delle cose normali in Italia e strane in Germania. Cliccate qui sopra per vederlo. Grazie mille e spero alla prossima.